Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. Ed eccoci qua al Ristoradio Convento in compagnia delle Tigri di Cremona, giusto ragazze? Giusto! Allora, la tigre numero uno è secondo me la sposa. Ditelo voi come si chiama? Simona, wow. Fammi un ruggito, Simona. Arr. Fantastico, guarda, fallo anche verso la telecamera questa, che così ti vedono anche da casa. Quella lì, prova. Arr. Eccola, l'avete vista? Simona, la tigre di Cremona, con le sue amiche che si chiamano? Cristina, Monica, Valentina. Quella, Valentina, tra l'altro c'è tutta una storia dietro. Sei la zia della cognata, del nipote, della cugina, giusto? Una roba del genere. Tutto insieme, tutto in famiglia, perché tu fai parte della famiglia, giusto? Sì. La ragazza bancomat, lei? Sì. Sì. Sponsorizza. Sì, no, è pericolosissima, perché se voi la vedete girare per Cremona con una tessera in mano, state attenti che non sta cercando il banco, ma sta cercando di torturare qualche uomo, giusto? Grande mostro, bravissima. Giusto, quindi tenetela d'occhio. Ecco, ma torniamo a Simona. Simona, perché lo fai? Perché mi sposo? Sì, perché lo fai? Perché sono innamorata. E no, confermate, ragazze? Sì. Sì, sì, lo conoscete tutti? Sì, sì. Come si chiama lui? Antonio. Nell'intimità come lo chiami? Amore. Voi ragazze nell'intimità come lo chiamate? Antonio. Hai visto? Rispondono tutte. Lei è tuo parente magari, no? Sì, mia cugina. Non si capisce dalla maglietta. Ero impegnato a vedere la scritta sopra e mi sono fermato lì. Non ho. Perché la scritta sopra fa parte delle tre T di Cremona. Esatto. Come Toron, sono? Toron, Tetas, Turon, Turas, Tas. E tu, tu abiti fuori Cremona? No. L'avete... Attenzione, no, però un altro pregio che ecco, avrai il bancomat. E ha qualcosa in più. No, qualcosa in più, nel senso ha un altro pregio. Certo. Giusto? Tu invece sei di Cremona, abbiamo anche tu sei di Cremona, mi sembra? Sì. No, stai qua con noi. Ecco, giusto. Quindi avete questo detto che si riferisce alla tradizione, no? Le tre T. Due T per lei e tre T per voi. No, stai qua. Quindi una volta quando potevo utilizzare, strisciare il banco. Adesso che non striscio più il banco, ma no, non sono più simpatico. Finiti i soldi, finito amore, giusto? Amore, esatto. Ma torniamo noi, dove te l'ha chiesto di sposarti? Sulla torre? No, sinceramente in un parcheggio. Però romantico, è un romanticone Antonio. E in quel parcheggio in pratica ci siamo visti una sera noi due. Io e te? No, io e Antonio. Non mi ricordavo. E in pratica mi ha detto che doveva andare via per lavoro. Sì. Perché lui fa il militare. E io ero incazzatissima. Sì. E invece quando sono arrivata là c'era tutto un cartellone con su scritto se... Buonasera principessa, posso essere il tuo principe? E poi ho risposto di sì, naturalmente, e si è inginocchiato. Quello, guarda com'è attenta. Oh, ma tu sei attentissima, non lo sapevi allora, non c'eri? Ah, c'eri? Ma ti emozioni sempre? Sempre. Che ragazza sensibile, anche. Nonostante il banco, ma però anche la. C'è anche quella sensibilità, anche un cuore questa ragazza, eh. Ecco, c'è anche il cuore? No, va bene, la zia conferma? Certo, non ho altro. No, te l'ho detto che hai altro, inizia anche con la Q però, tra l'altro, giusto? 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 Confermate ragazze. Sì, l'avete capita questa? L'avete capita questa? Inizia sempre con la Q, giusto? Con la Q di quadro, io ho un quadro bellissimo. Perché lei è un artista, sei un artista? Certo. Veramente? Sono un artista. L'impiegata... Che triste, ne? Infatti serve qualcuno qua che... Che anni? Vuoi venire ad animare? Tanto ormai la tua amica si sposa, non uscirà più, rimarrà a casa a fare i mestieri il sabato sera. Farà bambini. E quindi il tuo destino è venire qua a far casino, sfogarti dalla tua attività impiegatizia che ti opprime? Sei oppressa? No? Va bene. Stasera no. Sei anche l'impiegata numero uno, eh.
È la piegata numero uno? Cioè? Parliamo di Simona, non parliamo della piegata numero uno e queste classifiche che danno al lavoro. Simona, tu non sei sua collega, vero? No. Siete solo amiche? Sì, in pratica lei è la fidanzata di mio cugino. Ma allora tu sei la figlia della zia? Certo! Colpo di schiena! Mia mamma! No, colpo di schiena! Mamma della scuola! Ma non sono mai riuscito ad andare sotto alle scritte, mi fermo. Guarda, ma allora io sono quasi tuo parente. Ecco, sì, perché ci sposiamo. Perché io e tua mamma ci sposiamo praticamente. Tu oddio, non lo sapevi? Anche con ma lui. Sì, ma cioè, lui fa niente. Ma fa niente. Fa niente, mamma è sportivona, è sportiva. No, sei rimasto male te? No, l'ho vista andare in fermo immagine. No, perché sono momenti veramente. Pensa a quelli a casa che stanno ascoltando queste cose. Esatto, dicono: ma cosa succede al convento? Ma non era una prova. No, siamo in diretta. Sì, siamo. Solo che lei si diverte meno perché non avendo le cuffie non riesce a partecipare. Guarda che prova a mettergliela un attimo. Senti che è tutta un'altra cosa. Ti senti catapultata in questo favoloso mondo che è il convento. È la vostra prima volta per tutte qua? Sì. Siete verginelle del convento praticamente? Sì. Guarda, aspetta. Quello senso. Però. Solo del convento. Ecco, ci tenevo a precisare. Ecco, ma io, anche tu sei colpo di scena. La mamma che vergine, una rarità. Del convento. Ah, del convento. Non abbastanza chiara, sono andato in confusione. Ecco. Ma è una mamma fantastica, lo sai? Grazie. Sì, io mi sono divertito un sacco con lei. Anche noi. È carichissima. Viene con voi in viaggio di notte anche? No, per l'amor di Dio, no. Io la porterei, cioè mi fa il tipo. No. Nipotino. Cosa? No, vanno da soli, calma. Così tornano tre. Ecco. Appena detto con calma e tu subito. No, tu li raggiungi là praticamente. Ah, voi nipote, vuoi diventare nonna subito? Sì. Ah, proprio così, una roba. Simona, sei carica? Io direi tante prove e poi vediamo, ecco. Sì, bisogna fare tante prove, quello è importante, giusto? Voi vi applicate, ragazze? Sì, molto. Io mi sono già applicata, esatto. Ho già dato una, quindi. No, ma io intendo sulle prove. Sulle prove. Preliminari, no, perché sono fondamentali. I ragazzi a casa. Preliminari sono fondamentali, dico sempre. Per te i preliminari sono fondamentali? Molto. Ma quali preliminari? Per le prove, cioè, insomma, quindi sei una da preliminare, giusto? Da prove. Prova. Che burlone. Però ti piace con la cuffia, né? Più bello. Adesso ci fa divertire, però. Bravissimo. Se non c'era lui, non sarebbe stato lo siamo stesso. Vero. Bene. Ma veramente? Tutto per il banco. Ma ho fatto solo quello, cioè non ero neanche nella vostra sala. Io, però, a distanza. Abbiamo feeling. Quindi è un amore a distanza, certo, il nostro. Quindi. Ma anche te, mamma, sei per i preliminari o... Lo vuoi sentire o non lo vuoi sentire, Simona, questa? Sì, grande! Ma che mamma. Bellissimo. Allora, approfittiamo per salutare qualche amico, Cremona, che magari ci ascolta. Avete qualcuno? Conoscete qualcuno? Io saluto mio marito e la mia bambina Martina. Brava, perché... In settimana si può andare a riascoltare questa intervista in diretta e quindi in ufficio continuerai ad ascoltare questa cosa, non ascolterai più nessuno. Farò pubblicità. Bravissima. Andate tutti da Sandrino, Sandrino Convento, ecco che ci si diverte, striscia al banco. Esatto, basta. Solo quello. E voi chi salutate? Io saluto il mio futuro marito, naturalmente. Anch'io. No, tu ce l'hai già il marito? Avanti. Allora saluti me. Ciao Sandrino. Ciao tesoro mio. Ciao. Ciao a tutti. Un saluto dalle tigri di Cremona. Ciao. Brava, è venuta bene. State ascoltando Ristoradio. Thank you.